beni cosiddetti pubblici o di beni di uso collettivo. Questo è un punto da tenere presente. I sistemi già si difendono un tantino con queste, nei confronti di queste imprese attraverso gli enti antitrust, attraverso la legislazione antitrust, la quale però di solito interviene ex post, non interviene mai prima. Pensate anche soltanto a quello che rappresenta attualmente nel mondo la fusione che sta per fare la British Tobacco con Agile, per quanto riguarda il tentativo di reincentivare il fumo delle sigarette. Le sigarette sono un bene del tutto privato, ormai sappiamo tutti che producono un sacco di patologie nell'uomo, e tuttavia c'è un gruppo della potenza della British Tobacco che ha deciso di investire 200 miliardi di dollari in un'impresa come questa. Queste sono le cose contro le quali bisogna lottare, e bisogna lottare duramente. Pensiamo a un altro grosso raggruppamento, qual è quello della BASF con la Monsanto, no? Nel campo delle produzioni degli anticrittogamici, dei semi geneticamente modificati, no? Queste sono le operazioni sulle quali bisogna stare attenti, e che bisogna condannare decisamente. Le grandissime imprese sono una sorta di cancro per le economie sane, per le economie buone. Ho chiacchierato anche loro. Vorrei a questo punto chiedere a Ercolini se ha da aggiungere qualche cosa sul tema, e in particolare appunto tenendo conto che questo modello di sviluppo porta alla produzione di una quantità di rifiuti che non sono soltanto l'anidride carbonica, ma sono rifiuti che inquinano la terra. E oggi, a mio modo di vedere, c'è anche il rischio che ci abbia un inquinamento del tempo, ovvero della mente umana, come del resto è apparso ieri nella conversazione che Fabris ha fatto in questa stanza in relazione alle tecnologie. Questo è il macigno. Di fronte a quesiti di questo tipo mi sento più piccolo di quello che sono, perché credo che questa dichiarazione non sia una dichiarazione di impotenza, ma debba essere considerata come propedeutica per ricostruire, rigenerare un accesso al senso dello stare insieme, che senza buttare via quello che di buono ci può essere anche nel presente e nel passato, però ha bisogno di ricostruire la nostra casa comune. Ecco, in questo senso qui alcune parole chiave che conoscete meglio di me possono esserci utili. Quindi con questa premessa, voi sapete che oggigiorno siamo bombardati con internet. Ieri guardavo Mentana, no? Queste maratone, interrompe costantemente anche i suoi inviati, no? Li blocca perché è uscita la dichiarazione di Zingaretti. Cioè, quindi questa nevrosi della comunicazione, questo bombardamento continuo, ci trovano impreparati a lavorare il senso, perché il senso va lavorato, ci vogliono anche le grammatiche attraverso, oltre che le istituzioni, che abbiano il compito di lavorare il senso. Per cui questa notizia, no, di Boston a me mi è arrivata come fruitore normalissimo, anzi più ignorante della media dei fruitori dell'informazione. Quello che mi è venuto in mente, anche grazie insomma a quello che diceva Mariti e Francuccio, insomma, perché poi ascoltarci è davvero utile, mi è venuto in mente che però al di là del focalizzarci, no, sul dito, bisogna guardare la foresta che indica. Quindi a me interessa quello che è avvenuto,
che peraltro, voglio dire, avrebbe messo accanto a tanti altri importanti momenti di comunicazione, nel contesto. E quindi cercare di capire, al di là della sincerità, sono sinceri, fanno public relations, sono furbi, sono sleali, questo non mi interessa, perché se no non ne usciamo vivi. Cioè io non sono in grado e non è il mio compito mandare all'inferno il paradiso. Questo è una cosa, se possibile, non dipende da me, ecco. Dopodiché probabilmente non è indifferente a chiunque sapere che nel 2050, lo dice la fondazione MacArthur, Ellen MacArthur, ritenuta moderatissima, non è un'agenzia del nuovo modello di sviluppo o di rifiuti zero, o possono ricadere entrambi all'interno del mondo critico, non estremista comunque, ma comunque il mondo critico che ha sempre bisogno di criticare. Lo dice una fondazione alla quale costantemente l'ONU si rivolge quando c'è da lavorare in termini di consulenze globali le questioni ambientali. Lo dicono i dati relativi ad una nuova scienza che, pur imperfetta ma perfettibile, è comunque in grado di tracciare le tendenze, la scienza dell'impronta ecologica. Voi sapete dell'Overshot Day, cioè ogni anno si anticipa il giorno in cui noi abbiamo esaurito, noi a livello di pianeta, perché è finito nell'ultima settimana di luglio, l'Overshot, cioè praticamente dal verde siamo passati al rosso, siamo nel debito ecologico, ma in Italia era già finito in maggio, negli Stati Uniti era già finito all'inizio di aprile. Cioè se tutti consumassimo come gli americani degli Stati Uniti, quattro pianeti. E questa è la scienza dell'impronta ecologica che trasforma in cifra matematica il territorio necessario per generare le risorse che abbiamo prelevato. Poi si potrà discutere se questa unità di misura, cioè gli ettari e il territorio consumabile da solo è sufficiente, ma sta di fatto che National Geographic, le grandi istituzioni che lavorano sulla divulgazione scientifica, si affidano ormai. Poi c'è il problema della raw material scarcity, cioè con l'inglese non è più nord e sud del mondo. Io me lo ricordo negli anni 70-80, nord ricco, sud povero, no? Oggi gli attori sono l'Indonesia, sono la Corea, sono la Cina, sono l'India, oltre all'Europa e agli Stati Uniti. Cioè, quindi questa competizione globale a livello economico porta ad un prelievo forsennato che non è paragonato con il tempo, che fa accelerare i processi di crisi geopolitica, per cui il Congo serve comune territorio da cui estrarre il coltan e certi minerali per cosiddette terre rare per i nostri smartphone, per la rivoluzione industriale 4.0, e alle grandi multinazionali serve un Congo non governato da uno Stato corrotto che sia in modo unitario, e quindi serve la guerra civile di cui nessuno parla, la Siria, l'Iraq, la Libia. Alle multinazionali servono come territori senza Stato, senza governo, perché si va a contrattare con i capi delle milizie, con i capi delle fazioni, e quindi il filtro è molto più debole. Ecco, quindi voglio dire, è chiaro che siamo a reiterazione, cioè il capitalismo, buono o cattivo, non lo so, anche qui io non ci perderei nel labirinto moralistico, non può, non è sciocco, non può non vedere i limiti dello sviluppo, semmai il capitalismo, ma questo vale anche per le filosofie e le culture politiche, gli approcci di teoria politica del campo delle sinistre marziane, marziste, in tutte le sue derivazioni, ovviamente il discorso è gigantesco, ma io cerco di riassumerlo in modo estremamente sintetico, cioè deve arrivare a capire dove apre il suo abbaglio, perché se vi ricordate non è solo un problema di 10 anni fa che è culminato con Genova, la globalizzazione, i movimenti anti-globalizzazione, è una vecchia storia del capitalismo. I liberisti, che hanno anche una nobile tradizione filosofica, sono tutti farabutti,
I liberisti dicono che la mano invisibile del governo, del mercato, sa correggere anche gli errori del mercato. Ma questa teoria è fallita. È fallita se i numeri non sono un'opinione. E non si può, anche dal punto di vista capitalistico, non rimettere le mani a livello teorico attorno a questa questione. Poi sappiamo che ci sono anche altre scuole, ci sono state altre scuole di pensiero più filantropiche, penso al capitalismo anglosassone, soprattutto in Inghilterra, Bentham e John Stuart Mill, che hanno poi Bertrand Russell come allievo di John Stuart Mill, che hanno dato un'interpretazione dei rapporti col mercato, non con l'imante, col marxismo, ma dove il liberalismo, in questo caso non il liberismo, ha fatto da freno alla sfrenata ricerca di profitti egoistici, individualistici. D'altro canto non c'è che una sinistra sia non, tra virgolette, che sia innocente, perché se leggiamo Marx, io vengo da quella scuola lì, quindi anche un'autocritica, qualcosina, qualche accento in Engels, ma l'emancipazione avviene quando il proletariato possederà i mezzi di produzione che devono produrre e quindi incentivare il ricambio organico con la natura, si dice. Poi la vulgata della sinistra, mediata anche dalla non solo marxista, ma insomma nella sua articolazione politica, ha fatto del keynismo la risposta dopo guerra. No? Quando c'è un momento di crisi, produrre il keynismo aggredisce il territorio, perché trasforma in beni di cui dividere, magari a molti va la ciccia, ad alcuni va la briciola, però quando è che c'è una crisi nei paesi ricchi, si massimizza la cementificazione, si fanno le strade, le opere pubbliche, e questo è un vecchio mantra. Quindi questa questione per cui la sinistra ha avuto un approccio nei confronti del sociale che ha ucciso in modo similare il rapporto a sussunto, il problema dell'ecologia, non l'ha mai riconosciuta. Quindi oggi il problema e la sfida della Laudato Si, secondo me, ha anche grande rilevanza dal punto di vista teorico, è di capire come la giustizia sociale si deve coniugare con la giustizia ambientale, perché anche all'ultimo incontro, io devo, ve lo dico, io sono un laico, non sono, ahimè, non è colpa, io vorrei essere credente, non lo sono, io vorrei essere credente, però continuo a chiedermi in un certo modo, questo è il problema mio, però per onestà intellettuale lo dico, quando sono stato invitato a presentare quel testo di Caritas sul sacramento sull'enciclica, ma era la presentazione del libro sul sacramento del matrimonio. Io li ringrazio perché questo ci dà anche la misura di come ci sia un'apertura. Oggi ragazzi non ci sono più comportamenti strani, sono persone in gamba che ricercano, che si mettono a disposizione, che applicano le empatie. Oggi il problema è che non ci sono empatici, una marea di antipatici. E oggi invece la più che insegna, bambini. Oh, ma picchiato, avevo picchiato io. Ma se tutti facciamo così, la sfida è l'empatia. È possibile ancora oggi pensare a un modello sociale empatico dove io, che non soffro, che ho avuto più fortuna, mi metto nei panni di lui o di lei che stanno soffrendo? Ecco, la sfida è questa. Un egocentrismo che poi diventa, mediato con l'economia, egoismo. Perché l'egocentrismo è una cosa, c'era il bambino, direbbe piacere, no? Però poi quando incontra i filtri dell'intellettuale, soprattutto dell'interesse, a partire dall'interesse economico, se te lavori in un'azienda che produce armi, il sindacato dirà come si può chiudere quell'azienda lì? Lo dice per egoismo, comprensibile. Non si può essere aristocratici e così, come si può dire,
superficiale. È chiaro che quello ai figli che vanno a scuola è prima di dire hai ragione tu che vuoi chiudere e hai ragione tu che chiedi di chiudere la fabbrica delle armi, accetti pacificamente, si arrampicherà sugli specchi e io devo capire il suo dramma e devo cercare in modo chirurgico di trovare le soluzioni. Ecco, comunque siamo in una fase in cui la rivoluzione ecologica, la questione prioritaria è l'ambiente, non se ne parla porta a porta, mai una volta, di tutto si parla in Italia, ma la questione ambientale mai. Anche nella crisi attuale qualcosa comincia a emergere per gli indicatori di cui prima. È il momento della rivoluzione ecologica, simbolicamente ahimè la nazione è in fiamme, sono andate a fuoco tutte le nostre categorie interpretative. Oggi l'unica strada è coniugare quello che può sembrare uno simbolo, economia ecologica, economia della condivisione, copiare nei modelli produttivi la circolarità dei processi naturali. La foglia che cade è uno scarto della pianta, ma diventa sale minerale per i funghi, gli spazzini del bosco e per il magnifico sistema vivente che per fortuna è più importante di noi rispetto al quale noi siamo. Siamo una parte importante, eh? Forse qualcuno, e lì forse in me si alberga qualche punto interrogativo, qualcuno ci vuole mettere alla prova. Io a te ti do un po' di più di senso di arbitrio, libero arbitrio, altro tema filosofico su cui ci dobbiamo. Siamo liberi? Siamo liberi perché contro estate, se mi permettete, sono libero, o la libertà. Come diceva Kierkegaard, è anche una grandissima, a volte anche opprimente, sfida. Se vogliamo essere naturali e culturali, dobbiamo essere responsabili. Non ci sono alternative. Non è che dall'alto del pulpito, minacciosamente, bisogna dire questo, ma se vogliamo essere liberi, vogliamo accettare una regola del gioco che si chiama dialogo, mettersi nei panni degli altri, parlare e ascoltarsi e così via. Però io credo che o adesso o quando. È un momento in cui non è un caso che un'iniziativa così importante come quella del Centro Nazionale del Volontariato si stia ponendo, si ponga come spazio per un'elaborazione comune su questi temi che, ripeto, chiudo questo. Inevitabilmente non possono che trovarci umilmente piccolini, insomma, però io dico sempre, noi siamo delle gocce d'acqua ai bambini, se ogni goccia sta da sé evapora, è finito, ma se le gocce si mettono insieme è l'oceano del cambiamento, la rivoluzione ecologica deve essere l'oceano e il mare del cambiamento, le gocce tutte insieme, e tanto bevo le gocce. E vediamo se riusciamo a raccogliere qualche chiave, no? Ercolini ha richiamato il tema dell'ambiente. C'è un tema che però in precedenza Gesualdi aveva messo in campo e che so che gli sta molto a cuore e probabilmente si può creare un ponte tra questo e com'è che si producono certi, com'è che nei nostri sistemi si producono certi effetti negativi. Questo come funziona? Così. Sulla questione dell'economia dominata dai mercanti, qui si può essere d'accordo, però io non li chiamerei più mercanti, perché i mercanti lo erano nel 1200 fino al 1500, grosso modo. C'è un'opera
oltre a quanto ha scritto Gesualdi, effettivamente, che ripeto, mi sento di condividere, c'è un'opera intitolata proprio L'Ars Mercatoria, di un grosso giurista italiano, Francesco Galgano, che tra l'altro è un commercialista, il quale proprio ha tracciato, ha fatto vedere come nel tempo i sistemi economici e i sistemi politici tendono ad essere dominati dalle classi dirigenti. Ed è chiaro che, venendo dominati dalle classi dirigenti, tendono a soddisfare soprattutto le esigenze di questi gruppi, dal che segue appunto l'esigenza invece di organizzare delle forze, delle spinte, dei movimenti, non importa di quale natura, non importa di quale ampiezza, non importa nemmeno se si occupano di cose molto trite. L'essenziale è che dal basso si formino delle spinte di contrasto a questa tendenza. Perché altrimenti certe classi sono del tutto indifferenti a che per esempio vi sia più anidride carbonica nell'aria o che si producano rifiuti che vanno ad inquinare la terra, vanno ad inquinare il mare. Detto questo, mi sembra che allora sia il momento di passare a vedere trattati così personificabili, anche abbastanza episodicamente, tutta una serie di problematiche molto vaste, direi di scendere un pochino più in resto, no? Per approfittare in modo maggiore proprio delle esperienze personali sia di Ercolini che di Gesualdi, no? Per quanto riguarda i sentieri economici da seguire per riorientare sistemi che altrimenti, temo, caro Ercolini, vanno verso la pazzia perché i sistemi, mentre dal punto di vista delle relazioni umane si può capire che si possa arrivare a giocare dei giochi a somma positiva dove tutti ci guadagnano, i sistemi politici vanno avanti sulla base di rapporti di forza dove chi guadagna da una parte fa perdere l'altro, quindi sono giochi a somma zero. Ne abbiamo, ma non vorrei qui aprire una parentesi pericolosa, ne abbiamo una prova proprio in questi giorni qui sulla formazione del governo, dove si fa una proposta e poi si nega, una proposta che deve ledere al massimo l'altra parte. Non si cerca di costruire un gioco che soddisfi tutti, che dia opportunità a tutti. Questi si chiamano in economia giochi a somma negativa. Ecco, come si può arrivare a giocare dei giochi a somma positiva in una società? Già ieri è emerso chiaramente, da quanto diceva Fabris, che c'è bisogno nella società tecnologica di oggi di sviluppare, di integrare, di arrivare, di andare al di là di un'etica di prossimità per arrivare ad un'etica collettiva, perché altrimenti lo stesso progresso tecnologico rischia di soffocare le istanze umane, rischia addirittura di produrre effetti esclusivamente negativi. In base alle loro esperienze, che cosa si sentono di suggerire? Gesualdi da una parte e Ercolini dall'altra. E a questo punto ridarei la parola a Gesualdi, che insieme al suo gruppo di Pisa sta cercando di disegnare, no, dei sentieri di sviluppo, non vorrei dire totalizzanti, ma genuini, sani, di uno sviluppo che veramente tenda a privilegiare le esigenze di tutti, di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. Dunque, direi che non ci troviamo in un momento semplice, siamo di fronte ad una situazione complessa, le situazioni complesse
hanno bisogno non soltanto di risposte complesse, ma anche articolate. Articolate come strategie, articolate come tempi, e questo per dire che non c'è una sola cosa da fare, ma ce ne sono tante da fare contemporaneamente. Ecco, io vorrei insistere su questo aspetto, ci sono tante cose che dobbiamo fare contemporaneamente, perché spesso abbiamo la tendenza, la tentazione di occuparcene soltanto di una e di pensare che quella sia la risposta. No. Quindi se vogliamo uscire dal pantano, dobbiamo essere in grado di mettere in atto tante risposte contemporaneamente